Bene signori, stiamo andando una manifestazione organizzata da Lions Club. Non lo so che cos'è, ora andiamo a vedere. Boh, sento già i tamburi. Che ci hanno fanno mazzi, lo sape? No, eh? Che ci hanno fanno, lo sape? Che ci hanno fanno, lo sape? Non lo so, sta suonando a banda, non lo so. Oh, a banda, ho capito, grazie. Che ci hanno fanno, lo sape? Lo sapete che ci hanno fanno? Ca, lo sapete che ci hanno fanno, no? Nessuno non lo sa. Ma sì, ma lo sa perché ci hanno fanno? Io non lo so. No, eh? Scusi, lo sa perché ci hanno fanno? Ca, lo sa perché ci hanno fanno? No. Scusate, ma sì, ma lo sapete che ci hanno fanno? No. Ma sì, ma voi lo sapete che ci hanno fanno? No, eh? Non do niente a saperlo. Signor, ma lo sapete che ci hanno fanno? Ca? Un non sape, stavo chiedendo io. No, non lo sape, eh? Festa. Festa? Voi sapete che ci hanno fanno per caso? Che ci addomandano io? Un non sapete, eh? Che ci hanno fanno, lo sapete? Voi lo sapete? Che ci hanno fanno? Schifo, schifo. Schifo? Ah. Però bella musica, eh? Grazie. Tu che sta fanno? Io sta domandando che ci hanno fanno. Mazzarino siamo, lei di Mazzarino. Lei è di Mazzarino? Ah, ma tutti no? Tutto il Lions Club e voi siete di Mazzarino? Mazzarino. Vabbè. È presente la circoscrizione, sono 10 club. Gazzapperina, Lisceni, Gela. E siete tutti qua? Siamo qua oggi. Vabbè. E Lions Day ha detto? Lions Day, la giornata dei Lions. Dei Lions, così tanto per è stata fatta o... conoscere. Ah, ho capito, a scopo promozionale per voi, vabbè. Grazie, grazie. Buongiorno, voi Mazzarino pure? Niscemi. Niscemi, ma... Orgoglio.
Tutti gli scemi? Questa filata tutta gli scemi. Va bene. Questa filata di dove siete? Caltanissetta dei Castelli. Ah, io a lei la conosco. Caltanissetta dei Castelli, guarda. Caltanissetta dei Castelli. Perfetto, certo che si vede. Buongiorno, i Lions li conoscevo voi, lei conosceva i Lions? Perché si sanno, ora li conosce però. Vabbè, grazie. Lei conosceva i Lions? Ma io a lei lo conosco? Lo conosce? I conosceva i Lions? Da vista conosco. Da vista. Da vista. Dimmi una cosa. Sì, prego. Ma questa cosa è qua. Siete di un giovaglio? No, giovaglio non donano, però se stanno promuovendo loro. Ma disse una cosa per farsi conoscere, Lions Club. E infatti la tavolazione, diciamo, parlano tutti sempre, chi di Acquistino, chi di Stano Moreno, però sempre una banda. Sì, sì, c'è chi fa i feste e c'è chi fa. Grazie. Prego. Buongiorno, ma sì, i conoscevo voi e Lions, i conoscevo voi? E Lions i conoscevo voi, ma sì. Posso chiedere i Lions, i conoscevo voi? No, una volta mi ha intervistato, sarà sempre mi ha intervistato. È un buongiorno! Sono che persone che ti... I conoscevo voi, signore, qua i Lions, eh? Va bene, poi scusate, scusate. Niente, non funziona, la farò congiare il spegnetto. Ma così. Buongiorno, ma sì, i conoscevo voi a chi sei, Lions? No, ma è un club. È un club. Un club in Giadrid, però grande, eh? Ah, c'è per Eusino. Un neoclub suo mare. No, un neoclub nautico. No, un neoclub nautico. Una cosa simile. Lions Club, su ogni città. Chiama sua bannera. Su da Caltanissetta, da Mazzarino. Tutto Lions Club. Tutto Liuna. Liuna, Lions significa Liuna. Liuna. Ma può essere cani soldi, certo. Può essere. Grazie. Ma i drum, sì, c'hanno i drum. Qua, tutte cose c'hanno. Ma poi un guino non chisse come carano i palloncini. Da qualche parte sì. Inguineranno, giusto? Inguineranno sì. I palloncini che hanno fatto. Com'è anche il popolo più piccolo? Ciao Fra, ciao. Com'è? Tutto a posto? A posto, ma... A posto e tutto, niente in ordine. Andiamo male. Andiamo male, lo so, tutti andiamo male. Senza soldi, senza lavoro, vedete, c'è una crisi. Cavaliere, buongiorno, come no, stai? Ancora non mi hanno... come si dice? Non mi hanno... Che cos'è questa gente? Questo è... Ah, ci faccio sapere, una mia invenzione, guarda. Ah, vero, tu con lo specchio ti fai sì, la... Sì, fai un poco, una foto, fammi... scusa, non devo fare la foto con me. È già qua, già siamo registrati. Ah, già registrati, a posto. Siamo registrati, okay. Allora, questa giornata è solo a promozione... No, dell'Aion, perché una mi dicevano... manifestazione regionale, circoscrizionale di tre province, di tutti i club dei tre province. E ha il solo scopo di farvi conoscere così? No, m'hanno non detto. Solo, ma anche perché ci sono dei servizi così gratuiti. E poi voglio dire, si presentano un po' le iniziative che sta facendo il Lions un po' in tutto il mondo, in Sicilia, vabbè, nei paesi del terzo mondo e quant'altro. Allora, guardi cosa ha inventato, lo faccio vedere pure a lei, guarda. Sì. Lo vede? Vedi. Ma si sta vedendo? D'accordo. Ah, perfetto, non ci interessa l'invenzione. Allora. No, come no, a me piace la tecnologia. Questa giornata di oggi, udito, la vista, ipertensione, noi siamo per la gente, con la gente. Quindi potrebbe essere, anzi ora ci va a dire, quando uno mi fa, dice, ma che ci hanno fatto? Senti, ci hanno fatto una manifestazione, ma non tu non trabagli, no. Travaglio magari, uno però ora ci ha detto se hai problemi di udito cosa tu fa non l'avevo capito le viste che te è gratuite
Perfetto, visite gratuite oggi. Sì. Ora io lo dico alle persone, lo posso dire, sì, vero? Lo così? Diranno pure a me. Perché non lo sanno, sa? Praticamente ci sono visite dell'udito gratis, poi un saccio se deve avere da vista. Allora, qua ora lo dice l'uomo crocca, queste cose, se vi interessa, fanno a glicemia, fanno. Stanno facendo le visite dell'udito gratis. Ah. I rende non lo so. E a glicemia. Ah, già c'erano gratis? Sì, allora niente di. La vista, però di curarla no però. Ci hanno facendo per ora i visita così, gratis, ci cose a così. E poi le medicine? No, le medicine penso che poi se la gira a cazzare. E come c'è a gira a la farmacia? E la farmacia, e lo so, è che c'è. Aspetta, ora ci va a dico, ma lei can. No, Marigianala! E se come un domanda un sì, ce la gira a te. No, no, dopo di almeno. Oh, vedremo, ormai siamo amici con il dottore Gagliano. Decorazioni al valore militare. Questo primo piano in. Senta, dottore Gagliano, mentre che faccio il primo piano, c'è fu un zio che era contento. Era contento che stato facendo la visita gratis, no? Però mi disse, ma Riallo non vorrei medicinale? Sì, sì, aveva farmacia, già se poi Questo non è previsto. Non è previsto. Ci avevamo pensato, perché noi pensavamo, facciamo la visita, ma stanno tutti bene, quindi medicinale. Ho capito, grazie, grazie. Quindi chi è interessato si può avvicinare al camper per le visite, grazie. Poi il immediato passo governatore. Com'è ragazzi, voi che fate? Che visita fate voi? Ah, accoglienza, voi siete qui per l'accoglienza. Ah no, per le visite, le cose. Ho capito. Quando accoglierete? Ah, e cosa c'è? C'è qualcosa da mangiare? Ah sì? Allora telefono a mia madre e non ci vado a casa. Senta, siccome c'era uno che era convinto che dice che date anche medicinali, no vero? No, magari poi venono, se lo volete dire. Sindaco! Ciao sindaco, come va? La mano in diretta. Quello quadrato devi mettere. Quello quadrato devo mettere, sì, hai ragione. Salutiamo il governatore dell'Lions Club nel distretto 108 YB Sicilia, il dottore Vincenzo Spata, tutte le autorità lionistiche e tutti gli amici che ci onorano con la loro presenza. Sindaco. Il sindaco della città di Gela ti dà il saluto gigantissimo personale, prego. Un saluto personale, dai. Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno a tutti coloro che vengono dai comuni limitrofi. Vi do il benvenuto per questa giornata organizzata da Lions di Gela per tutta la circoscrizione, dove questa manifestazione, dove vede tutti i vari club service Lions della circoscrizione riuniti nella nostra città. Quindi vi do il benvenuto al governatore della Sicilia del Lions, che ci fa il piacere oggi di venirci a trovare nella nostra città. Spero che questa manifestazione possa essere un momento di aggregazione non solo per voi ma per tutti i nostri concittadini, anche se non sono del Lions, perché è un momento aperto a tutta la cittadinanza. Insieme a questa riunione il Lions ha voluto dare anche un servizio alla nostra città, infatti abbiamo dei camper dove è possibile avere informazioni, avere anche dei servizi. Quindi la giornata oggi è stata clemente, buona giornata a tutti, buon lavoro e do la parola al governatore. Grazie signor sindaco, buongiorno a tutte, alle amiche di Lions, a tutti i cittadini di Gela, agli amici che sono venuti anche dei comuni qui limitrofi, come diceva il signor sindaco. Chi siamo i Lions? I Lions siamo degli amici che da 100 anni, perché 7 giugno del 2017 di quest'anno, la nostra associazione a livello mondiale, in 210 paesi nel mondo, pensate, con circa 1.400.000 soci sparsi in questi 210 paesi, realizzano i bisogni della comunità. Ci adoperiamo perché chi è nel bisogno, chi è meno fortunato di noi, possa avere qualcosa da parte degli altri cittadini, dai fratelli che sono raccogliamo fondi e con questi fondi, vedi il caso del terremoto del centro Italia, riusciamo a fare qualcosa per chi, ripeto, è nel bisogno.
ci adoperiamo anche a livello di bene culturale, oh, il buon governo, la cittadinanza, la cultura e quant'altro. Ehi, Maricenà. E allora questa è una giornata particolare. Ma se, ma Maricenà non ne piano, vero? Com'è? Che visite facite, piano? Che visite? Ah, un caffè? Le visite chi le fa? Le visite? Ah, sì. Ah, la visita. Ah, ma per caso Riallo non vorrei Maricenà alla Bre, no? Eh? Da lunedì? Ah, vabbè. Ecco perché no, ma è un zio molto mannaggio, va di cuore. Grazie. Senta, siccome un zio mi ha domandato che è contento che fate la visita, no? Però mi fa, dice, ma Riallo non vorrei Maricenà alla? No. Siamo solo quello per lui. Ho capito. E se uno ci manca l'udito, poi che cosa succede? Che aspettiamo al negozio. Cacca visita fare. Visita. Che visita fare, qua? Se uno ha un patagnito, non ha un patagnito. Ma qua dice uno tu, manchi Maricenala gratis. Niente, sulla visita. C'è chi tu. Questo sta dando l'assegno di cittadinanza. Ah, Crocezza? Ah, sì? È un ne Crocezza. Che c'è un zio che poi Maricenala. Quando c'è un vaccetto a Crocezza. Crocezza, una pezza che ne dai a Malta. Un 4.000. Vediamo se sta registrando. E ancora registro. Abbraccio in diretta, in diretta, con Peppe Sceriffo. Guarda che Peppe è una un'istituzione, dicevo. Il vero rappresentante di Gela. Sindaco, dimmi. Ma no, che le posso chiedere riguardo a questo? Boh, che ne so. Vuoi chiedere che non sempre le persone devono stare dentro quattro mura, ma è bello anche scendere in piazza per avere un contatto con tutta la società civile. Altre cose, un club service in realtà è a servizio della collettività, quindi oggi è una giornata che sì. dove si mostra quello che hanno fatto, sembra giusto. E siccome un paio di persone, no? Anche magari scherzando, dice sì vabbè, fanno i visiti cose, ma in Maricenala? Dice, ni dunno non poi Maricenala? Dipende, loro li danno, hanno fatto la campagna sui vaccini. Sui vaccini? Sì, però c'è qualcuno che li contesta, quindi. Senta, ma Maricenala ne sa se ne rialono dopo visite, che fanno le visite. No. E perché ma domandano, zio, ora ci va a dire, niente Maricenala, vero? Maricenala no. Però le visite già oculistiche, mentre che sei. Ah, oculistica di fanno. Ah, ora ma va a fare. Che a volte non ci vedo bene. Va bene, ciao amministrazione. E ci piacciono Mazzini, posso chiedere, no? Dice che ce l'andavamo lento. Esatto. Bravo su Mazzini, bravo su. Ah, ci piacciono. E vabbè. Caro. Da runna sì, tale che un bandaio, caro. Minchia dai, che bello. Papà, dai, no, asce, prima che si fa da batteria lo faccio bere. Tale, tutto a casa. No, non c'è. Ma non c'è. Vabbè ragazzi, di dove siete? Dai, gruppi di Mazzarino. Te chi siete? Siamo l'associazione di Mazzarino. Di Mazzarino. Siamo musici e sbandieratori. Musici e sbandieratori. Siete da qualche parte, Facebook? Sì, siamo su Facebook. Musici e sbandieratori. Sbandieratori, sbagliai. La Conga d'Oro. La Conga d'Oro vi chiamate. Di Mazzarino. Va bene, tanto è registrato, non c'è bisogno come scrivo. Comunque, se mangiarono le orecchie, però c'è la visita, il lodito grazie. È per quello è stato fatto.